Allora, amici del tubulo, avete visto questa foto? Questa è una campionessa di nuoto, Linda Cerruti, la quale per mostrare le sue medaglie si è fatta questa fotina. Allora, giustamente come dice questo qui, la questione del sessismo vi è sfuggita di mano. Allora, che cosa è successo? Che praticamente lei, postando questa foto, in cui diciamo voleva mostrare le medaglie che comunque potevano essere mostrate anche in modo diverso, comunque chiaramente lei ha scelto di mostrarle in questo modo qui. E ovviamente si sono scatenati molti commenti, immagino abbastanza coloriti, di alcuni uomini. Chiaramente adesso si è sollevato il polverone, lei vuole denunciare, vuole fare insomma tutta la violenza, non so, tutte queste robe qui, che poi queste sono le prime ad andare contro l'oggettificazione del corpo, no? Quando quindi tu non dovresti mostrare cose del genere, quindi se vuoi essere coerente non dovresti mostrare foto del genere, anche perché ti devi aspettare che comunque qualche commento colorito, chiaramente qualcuno te lo fa, ma questo è normale. Insomma, vabbè. Comunque, come ci fa notare questo qui, ecco, anche lui si è soffermato sulla oggettivazione del corpo femminile. Anche se poi, io ripeto, poi si fanno questo tipo di foto e, per esempio, si spogliano su OnlyFans, che è pure un'oggettificazione perché loro guadagnano praticamente. Per carità, tu puoi fare quello che vuoi, però poi non mi venire a parlare dell'oggettivazione perché chiaramente tu questa cosa la fai. È una cosa che ti fai una foto con le medaglie o un video, quello che è, dove dici ah, sono tanto contenta di aver vinto, eccetera, eccetera. Un'altra cosa è che ti fai questo tipo di foto, però vabbè. Allora, lui giustamente dice: come si è detto, la foto in questione ha anche un'innegabile componente erotica, di conseguenza è legittimo che si facciano riflessioni della stessa natura. Quindi, chiaramente, tu sai benissimo che non ci sono solo i principini in giro, ma ci sono anche persone più colorite che quindi chiaramente ti possono fare dei commenti del genere. Questo devi tenerlo in conto, non c'è niente da fare. Anche perché sul web tu puoi anche dire, puoi anche postare il video della ricetta della pizza e molto spesso ti ritrovi dei commenti che chiaramente non c'entrano una mazza, degli apprezzamenti già se fai solo questo. Quindi figuriamoci una cosa del genere, devi tenere in conto questa cosa. Allora, o tu semplicemente ti limiti a cancellare i commenti, oppure praticamente non ti esponi. Queste sono le, perché si sa che è così. Allora lui ci dice questa riflessione che mi è piaciuta. Le nuove generazioni non vengono più educate al semplice concetto azione-conseguenza. La donna si offende se le si consiglia di non frequentare da sola certi quartieri malfamati. Vuole esporre sezioni anatomiche di grande attrattiva maschile pretendendo di non suscitare entusiasmo? Considera un ciao una molestia sessuale con l'invenzione del catcalling? Mette sullo stesso livello un colpo di clacson e uno stupro. Allora, quindi, queste sono le grandi cose assurde che diciamo ci circondano, perché effettivamente, se tu vai a consigliare a una donna, guarda, senti, cerca di evitare magari di girare alle 3 di notte in un quartiere malfamato solo tu perché potresti andare incontro e purtroppo ho brutte esperienze, chiaramente subito si viene etichettati come sessisti, retrogradi, medievali, quando invece questa è una semplice attenzione, ma non perché sia giustificato lo stupro, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché. E purtroppo tu puoi incontrare il criminale, puoi incontrare lo stupratore, puoi incontrare il serial killer, chiunque puoi incontrare, per cui è una semplice precauzione questa qui che uno dovrebbe prendere, non è una cosa tanto strana. E poi adesso si è inventata anche questa storia del catcalling, quindi che sì, ti può anche dare fastidio, io non dico di no. Però da qui a chiamarlo poi stupro, violenza, eccetera, mi sembra un pochino eccessivo, perché non è che uno ti sta mettendo le mani addosso. Se uno si limita a dire come sei carina o a fare un apprezzamento del genere, cazzarola, mamma mia, cioè adesso non esagerare, ti può anche dare fastidio, io non dico di no, però insomma finisce lì, chi se ne frega.
Si sa questa cosa. Comunque, alla fine adesso che succede? Che tu se dici ciao, sei accusato praticamente di stupro. L'uomo è accusato di stupro. Però poi questa magari mette una foto del genere, posta una foto così, ok? Che per carità, bah, tu puoi benissimo farla, io non ti dico di no. Però devi tenere in conto che diciamo qualche apprezzamento. Ti viene anche, ma anche perché insomma non c'è nessun altro motivo per postare una foto del genere se non per avere l'apprezzamento, perché se no tu postavi la foto dove queste medaglie te le appendevi alle braccia, per esempio, ed era tutto risolto, insomma, o al collo, insomma, alle orecchie, dove cavolo volevi tu. Però se tu fai una foto del genere, chiaramente, purtroppo è così, ti devi aspettare. Anche qualche commento colorito, ma si sa questa cosa, però io non ne farei neanche una grande tragedia, anche perché secondo me lei ha fatto questa cosa appositamente per mostrare, ma anche perché lei era una nuotatrice, quindi non mi venite a dire, lei sta sempre col costume, quindi non mi venite a dire che nessuno ha mai notato il suo corpo, cioè è normale questa cosa, tu non è che fai la sola di clausura normalmente, tu normalmente fai la nuotatrice, per cui queste parti le esponi. Chiaramente il commento ci può anche stare, insomma, pazienza, voglio dire. Comunque, io linkizzo l'articolo, così è una riflessione, secondo me, che andava fatta, perché si sta leggermente esagerando. Va bene.